Nemmeno Viola l'aveva più cercato. Egli aveva perso il lavoro con cui arrotondava la giornata, ma presto gli sembrò di essere rinato. Tutto quel tempo durante il quale aveva pure intensamente vissuto, a ripensarlo, gli sembrava come avvolto dentro una cosa buia. Come aveva vissuto? Dall'alba fino a sera, sempre in attesa che facesse scuro. Ora il caporale gli aveva restituito la stima e ragazze non gli sarebbero mancate. Questo era ciò che gli restava della sua avventura con Viola. Le doveva della riconoscenza? Provava piuttosto per lei una decisa avversione. Era meglio se non la rivedeva. Pensava non occorressero delle spiegazioni ed evitarla era facile, bastava ignorare la via privata che conduceva diretti alla nave. Lei non usciva dai suoi orti se non per la messa la domenica mattina. Tutto le andava incontro, gli uomini che si sceglieva, come la sarta, come la donna che una volta alla settimana le lavava la testa e la pettinava. Egli frequentò sempre di più la camera del lavoro e dopo cena il caffè, l'appalto e l'osteria. Quei lavandai tornarono a chiamarlo se c'era una fatica. Con Moretti erano di nuovo amici, erano della stessa classe, forse avrebbero fatto il soldato insieme. Poi Moretti, alla visita di controllo, venne riformato per un difetto al cuore che non aveva mai supposto d'avere. Così passarono dei mesi, venne l'autunno del 92 e come si impratichiva sempre più del mestiere, lasciava una ragazza e si fidanzava con un'altra. Dapprima fu una pantalonaia, stava di casa in parione e non voleva camminare a braccetto. Qualcuno ci può vedere e non si lasciava baciare nemmeno in via del Purgatorio, c'erano che era senza lampioni. Non mi ha mai baciato nessuno, prima vieni in casa. Era sì, tutto petto, ma aveva il naso a patata, la bocca larga. Ciao bambina! Non gli riuscì mai, anni dopo, quando l'incontrava, di ricordarsi il suo nome. Ma Pia, un tipo fine, una ricamatrice, la indusse una domenica a raggiungere passo passo l'albereta. Lei si faceva baciare e poi subito, quando vieni in casa? La seconda domenica si rifiutò di ritornare all'albereta. Se non ha intenzioni serie, è meglio che ci lasciamo. Piangeva e le era venuto il singhiozzo. Egli si commosse. Domani sera, dillo ai tuoi genitori. Le passò il singhiozzo e fu tutto un sorriso. Non all'albereta, ma dietro il giramontino e fino a un certo punto, ma fino a quel certo punto, lei si lasciò fare. Si era tolta il cappello e l'aveva deposto sull'erba. I suoi capelli erano un oro e le sue mani bianchissime di fata. Se ne avesse presa una, senza sforzo, l'avrebbe potuta stritolare. Era bella come un quadro, sembrava una di quelle illustrazioni dove si vedeva la regina Margherita del parco di Racconigi. Domani, ma quella sera Metello ci ripensò. Gli conveniva? Non era un po' troppo delicata? E fu la volta di un donnino che gli arrivava alle spalle. Lei davvero sembrava che una mano invisibile la stringesse alla vita e come si preme un tubetto, schizzava fuori il seno. Le stecche del busto ci stavano per figura. Mi chiamo Garibalda, ma in casa mi chiamano Baldina. Si fece baciare sull'angolo di via del Purgatorio, gli morse la lingua e poi scappò. Faceva la sarta, l'indomani egli era ad aspettarla sotto la scuola. Ella apparve tutta rossa in viso, gli si fece incontro e senza riprendere fiato, «Vada via, per l'amor di Dio!» gli disse. «Mi ero messa con lei per far dispetto al mio fidanzato, ma stamane abbiamo fatto pace. Io gli ho confessato tutto e lui ha detto che si augura di incontrarla prima o poi. Per l'amor di Dio!» Di frasca in frasca finì che Metello venne chiamato sotto le armi e partendo non lasciava nessuno che l'avrebbe pensato. Gli scrissero e non sempre se lui scriveva per primo, quelli del Belgio, per dirgli una volta di più che tra Rincine e là la loro situazione non era certo migliorata. Ora anche Olindo lavorava in miniera e in quanto al servizio militare il console si era messo d'accordo con la società per ottenergli una proroga.
Il Moretti, di tanto in tanto, gli dava le notizie di Rovezzano. Ora Viola pare ci avesse un lavandaio e il Chellini, col quale si era ritrovato sul lavoro qualche giorno prima di partire. Una postale, infine, gli venne da Corsiero, dal quale, portandogli sui ponti i cofani della carcina, aveva ricevuto le prime nozioni del mestiere. Era un primo muratore, sapeva fare i giochi di prestigio con le carte e aveva la passione di leggere, ma non libri di studio, d'avventure. Ora gli scriveva, doveva entrare in ospedale per operarsi a un rene. Ci aveva abbattuto anni avanti precipitando dalle impalcature e ne avrebbe approfittato. C'è sempre un compenso alla disgrazia per rileggersi in pace i tre moschettieri e 20 anni dopo. Ma tutti, mai una volta, che avessero accompagnato le buone nuove e gli auguri, magari con un cavurrino. Durante 3 anni di ferma ricevé 5 lire, gliene mandò del buono. A cui, come a Pescetti, si ricordò in occasione del 1º maggio con una cartolina. Pescetti gli dové rispondere con tante belle parole che Metello non lesse mai, poiché la lettera intestata a Camera dei Deputati l'avevano aperta al comando e sequestrata. Come risultato, per il fatto di aver scritto a un onorevole, se specificatamente a quello, gli inflissero 30 giorni di semplice e 15 di rigore. Era ancora in cella quando riceve una lettera di Moretti, in cui l'amico lo informava che Viola si trovava incinta, aveva la pancia forse di 8 mesi ormai, e nessuno era ancora riuscito a sapere chi fosse stato. Se qualcuno, gli riferiva Moretti, si mostrava incuriosito dinanzi a lei, lei gli diceva: «Guardate, guardate pure, finalmente sono piena e lo terrò tutto per me questo bambino, è solo mio». Ho avuto dei ganzi? Sì, signore, me li salutate? Questa porta, d'ora in poi, d'ora in avanti, resta chiusa. Moretti concludeva: fatti i tuoi calcoli. Io ho pensato, che ne dici, Metello? Fosse il tuo. L'età che va dagli anni 21 ai 24 è decisiva per la vita di un uomo, per un figlio di popolo in specie. Egli si è definitivamente licenziato dall'adolescenza. Ha conosciuto l'amore, la fatica, il dolore e tutto sembra averlo irrobustito. Il suo sangue è una rosa che schioppa, la sua ansia di vita morde, i giorni come il bambino morde la mela. Egli ha fiducia in se stesso e negli uomini, anche se crede di diffidarne, come nelle cose che tocca, nei colori che vede. La natura, di cui egli è una forza, con i suoi turbamenti e tentazioni, comunque lo esalta. Ha interessi, affetti, ideali che assorbono interamente i suoi entusiasmi, le sue ritenzioni e la sua fede, quale che sia, e quali che siano la sua educazione, la sua levatura mentale, le sue risorse morali, siccome il suo corpo è sano e l'assiste, egli ha il mondo nel pugno, l'avvenire davanti a sé, un destino a cui non suppone di potersi sottrarre. È a questo punto che la patria lo chiama per compiere il servizio di leva. Lo arresta nel suo slancio, brucia la strada alle sue spalle e leva un muro sul suo avvenire. Al suo ritorno, con un'esperienza che non potrà in nessun modo agevolarlo, tanto è estranea alla realtà e alle esigenze della vita civile, egli dovrà ricominciare da capo. Sarà stato nel migliore dei casi come prigioniero dentro un pozzo, diciamo dentro un vaso di spirito, un acquario. Nei tempi di pace si fa soldato come da ragazzi si fa una malattia e la si offre alla patria, al cui nome non possiamo restare insensibili. Durante alcuni anni la nostra vita si ferma, vegeta. Il nostro corpo suda e ingrassa, la sboba lo nutre, il nostro cervello si piglia. Questa lunga vacanza, per minuscoli che fossero stati fino allora i nostri pensieri, essi abbracciavano fatti e cose diversi, li agitavano, se ne tiravano delle conclusioni. Ora la prima regola che ci viene imposta è di non avere un'opinione, un punto di vista, un'iniziativa personale. Trascorre questo giorno sterminato fatto di 3 anni, di 1095 albe e tramontar di sole, tra una sveglia, un rancio, una donata, una marcia, un'ispezione.
I nostri problemi sono tutti lì, le pezze da piedi, la gavetta da lavare, le scarpe, la baionetta, le giberne da lustrare, il meccanismo di caricamento e sparo, nuovo modello 91, il giuramento da mandare a memoria, la branda o i castelli da rassettare, pancia in dentro e petto in fuori, il sergente, il maresciallo, il tenente, il capitano, secondo plotone, terza compagnia e poi battaglione, reggimento, divisione. Siamo stanchi la sera, più di quando si lavorava, e coi soldi che mancano, dove si deve andare? La cinquina se ne va in un'ora. C'entravano 10 sigarette e 1 litro di vino. A Napoli c'è il Vesuvio, si vede da lontano, c'è Posillipo, Mergellina, Santa Lucia, il Vomero, è una collina. Luoghi più che conosciuti, sentiti dire. Esci di caserma, ti fermi alla prima bettola, o ci trovi l'ora della ritirata. O va in villa comunale dove vengono le serve, ma bisogna essere di bocca buona, essere nati e rimasti contadini. Le amicizie che si fanno tra commilitoni sembrano che non debbano mai finire. Siamo in realtà tanti condannati che contano, meno 100, meno 90, meno 98, i giorni che li separano dalla libertà. Allorché il treno ti porta in congedo, ogni sussultare delle ruote sulle rotaie ti fa dimenticare una di quelle amicizie che pareva avessero durare tutta la vita. Ne scordi di lì a un mese perfino il nome. Mascherini, ci ho fatto soldato insieme. Dove è andata a finire? Ragazzo in gamba. Non hai altro da dire. Hai servito la patria. Ti sei affezionata a un tenente, a un capitano. Questo ti resta. Non sei scontento. È la tua laurea di uomo, è una costumanza ed è un dovere che non ti dispiace di aver rispettati. Scuoti la testa e sorridi. Ora, a tu per tu con la vita di prima, scopri di dover ricominciare tutto da capo. Metello, come lui diceva, scontò 36 mesi e non si sottrasse alla norma. Anche nella sua vita furono 3 anni su cui venne tirato un fregio. Conobbe Napoli per disteso, ma nell'unica direzione che dalla caserma dei Granili conduce fino a Bagnoli. Una marcia ripetuta, mesi e mesi, con lo zaino a fardellato pesante 20 kg e due alt, alla Torretta e poi ad Agnano. Si arrivava sfiniti, si crollava su un prato e si rientrava, altri 15 km, questa volta tutta una tirata. Il signor maggiore camminava in testa, batteva il frustino sui gambali, col timore di essere mandati in Abissinia. C'era stata Dogali, Agua, si tendeva l'orecchio ogni minuto, dalla camerata alla voce dello strillone e si guardava negli occhi il sottufficiale di giornata. Si scampò di venir distaccato in Sicilia a dar la caccia a quei banditi. Fu mandata del suo reggimento una sola compagnia, la terza, e tornarono del resto tutti vivi. Gli si ventilò la possibilità che in quanto muratore dovesse passare dalla fanteria al genio e di essere trasferito a Vicenza dall'altro capo d'Italia, ma era in carcere in quei giorni per via della lettera di Pescetti e ci rimase in prigione a Napoli e in fanteria. Ora lo tenevano d'occhio, erano state chieste a Firenze le informazioni secondo le quali egli era un socialista anarchico, uno schedato. Il sergente gli disse: tu, coi tuoi precedenti, se te li sogni i gradi di caporale? Egli rispose, ma non per spregio, gli sembrò di dire una cosa spiritosa. Diventare caporale non è mai stata la mia ambizione. Usciva allora di prigione e ci tornò per una terza settimana. Questo gli risparmiò di far parte dei plotoni che dovettero caricare gli scioperanti pastai riunitisi sulla piazza del Gragnano. Già, gli avevano tolto l'onore di sfilare in parata per la festa dello statuto, ma anche, siccome era muratore, lo misero al lavoro. C'era sempre una crepa sul muro, un davanzale, uno scalino da rattoppare. Napoli fu per Metello il rettifilo, via Toledo, piazza Plebiscito e via Sergente Maggiore, via dei Fiorentini. Quando gli sembrava di non aver altro da fare, si voleva prendere una distrazione. Non soltanto la mancanza di denaro, ma la divisa un poco lo umiliava e dové adattarsi a quelle domestiche della villa comunale, seppure non erano per lui che aveva avuto Viola proprio il suo tipo. Col tempo fece gega insieme a un livornese, uno di Cascina, un fiorentino di Porta Romana.
Mascherini, che negli anni di poi non seppe mai dove fosse finito. Leoni, quello di Cascina, riceveva denaro, suo padre era mobiliere ed egli era tirato, ma finiva per offrire. Fu un sodalizio che durò a lungo. Si frequentarono le bettole di Forcella, del Vasto e del Pendino, rioni che richiamano sezioni, come chi dicesse sezione San Nicolò o Madonnone. Ebbero a che fare con la gente per quei vicoli traversi. O tutti in salita, dove la miseria e la scorcizia erano pari all'animazione che vi si trovava. Entrarono piuttosto che in via Sergente Maggiore in alcuni di quei bassi, dietro una sottana. Ragazze tutte more, di capelli dai volti appassiti e i grossi seni. I bambini giocavano al di là della tenda, non ci si toglieva nemmeno le molettiere. Poi magari si restava a cena con tutta la famiglia, si diventava amici. Ci tenevano in conto di figlioli, era gente come noi, come il Livornese, che non viveva meglio dietro la darsena, come Mascherini, che aveva il babbo fiaccheraio. E un po' ci si vergognava, si vuotavano le tasche dell'ultimo soldino, come per farci perdonare. Cose trapassate nella memoria, viste e vissute da dentro la campagna. Erano avventure di Vico Gelso e Conte di Mola. Nomi di un'intricata e irricostruibile topografia, a due passi comunque da via Toledo e dal castello. Più in là c'era Basciugorto e poi Borgo Loreto, ci stava la Guapparia. Non ci si poteva passare. Se la ronda ti incontrava erano 10 di semplice e 5 di rigore. Si preferiva certe sere Teatro San Ferdinando, dove c'era Pulcinella, anche se si capiva poco di quello che diceva. La trama risultava chiara. Pulcinella faceva ridere come Stenterello, perché come Stenterello aveva sempre fame. Questo era il suo ricordo di Napoli, dove pure rimase 3 anni. Tante immagini di un tempo in cui spontaneamente si era persuaso di non dover pensare, ma saltare alla sbarra, marciare, ramazzare, mettere i tacchi uniti e la baionetta in prospettiva a 2 palmi dal naso, durante il presentar arm. Delle sue avventure degli ultimi tempi, in compagnia del Livornese, di Leoni e Mascherini, già allora si perdeva il sapore e il rimorso, la disciplina della caserma le cancellava. Ed avevano sempre la preoccupazione, non c'era giorno che un superiore non glielo ricordasse, di essere picchiati e spogliati ad indugiare in uno di quei vichi. Perciò non tornavano quasi mai dentro lo stesso basso e non andavano mai più di 2 volte dietro la medesima sottana. Si imparò anche a mangiare, cose che non si erano mai mangiate, che neppure si conoscevano, si disprezzavano e che quella gente al contrario inseguiva dandosi da fare tutta la giornata. Le maruzze, che erano marselle, ma di una diversa specie. Le pannocchie di Gran Turco lessate, i piedi di porco, costoro ne erano ghiotti, forse perché erano sempre stati più poveri e meno raffinati di noi. È tutto dire. E si imparò infine la loro lingua. Gli sembrò che quel dialetto non avesse più misteri. Provavano in branda, prima del silenzio, divertiti, a ripassare il vocabolario. Una trentina di parole, ma si poteva avere a dir tutto con quelle sole. Iamma, ngoppa, abbascio, waio, piacere, paesà, appiccia, stuta, arrapi, scetete, cucchete, aiz bava, chiaro chia, chiedè, mammate, patete, sor, frate, ricchione. Mazzo, purciacca, pummarola, pizza, panzarotto, casone, ietta sangue, ienacca, chitte vivo, vaffamuocca, fedentone, songo, stongo, non mi fido, nguaiato. Allora, altre ancora. Di cui mai compresero il significato e che di volta in volta gli venivano rivolte come dei complimenti come delle ingiurie. Nappis, scabucchio, cavulicchio, ranciufellò.
Mascherini diceva: Viva Garibaldi che ci ha rimescolato. E un giorno la campana si solleva, si solleva. L'acquario si prosciuga, si esce dal vaso di spirito, sei congedato e torni a respirare. Lentamente il cervello riesce a connettere più distesi pensieri, ma la libertà appena riconquistata subito propone, in termini inconfutabili e crudeli, il bisogno del pane e del lavoro. C'è tutto da ricominciare, con 3 lire in tasca e il vecchio vestito da borghese, che ora ci va stretto. E ha perduto la sua tinta originale. A Firenze, cosa l'aspettava? Egli voleva credere che sarebbe stato facile riavere il posto in cantiere e poter affittare una camera, disporsi all'avvenire. Intanto, allontanandosi da Napoli, guardandola un'ultima volta dal finestrino del treno, fece questa riflessione: Se non venivo qui a fare il soldato, chissà al mare quando l'avrei conosciuto. E fu, senza che egli se lo dicesse, un modo di consolarsi e di pensare che dopo tutto, anche dall'esperienza più negativa e più vieta, qualcosa ci riesce sempre a salvare. Metello non gli aveva risposto 2 anni prima, così non era più in rapporto con Moretti, con nessuno del resto, escluse le rare cartoline scambiate con Del Buono, con Corsiere, con Chellini. E le notizie mandate e ricevute dai tinai, che erano sempre in Belgio, loro, in occasione delle ricorrenze, rispondere a Moretti significava affrontare la questione, esprimere il proprio parere su Viola, e siccome era certo che la sua lettera avrebbe fatto il giro di Rovezzano, pubblicamente eletta di appalto in osteria, avrebbe preferito tacere. Ora che ci andava ripensando, non aveva cambiato opinione. Nessun richiamo del sangue lo agitava e l'atteggiamento di Viola e il suo silenzio gli davano ragione. Se il figlio di Viola era suo, soltanto Viola lo poteva sapere e forse nemmeno lei. Comunque non era un fatto che lo commuovesse, pur conservando adesso un amabile ricordo di Viola, ma non affetto e tantomeno stima. Non si sarebbe certo precipitata a bussare alla sua porta e indugiare sulla paternità della creatura. Viola andava per i 40 ed egli non aspirava alla terra che essa avrebbe ereditato dai suoceri. Gli sarebbe parso oltretutto d'essere comprato. Curiosità di rivedere Viola e di conoscere come si fossero sistemate le cose non negava di averne, ma si sarebbe guardato dal far qualche cosa che lasciasse supporre a un suo interessamento più circoscritto e preciso. Avrebbe anzi fatto addirittura a meno di tornare a Rovezzano, se non dopo essersi di nuovo sistemato. Concluse le formalità militari, depositata al bagagliaio la cassetta di legno dove era racchiuso tutto quanto possedeva, siccome era primo pomeriggio, si mise alla ricerca di lavoro. Di cantiere in cantiere, al tramonto, dopo averne visitati 6 ed essere passato di rifiuto in rifiuto, non sapendo che fare e trovandosi solo, più straniero che a Napoli, in questa città che era la sua, prese la diligenza e andò a Rovezzano. Quando ne discese, raggiunto l'appalto, era dicembre, spirava la tramontana e tutti sembrava fossero tappati dietro i muri e gli sporti. Non occorse che gli rivolgesse delle domande perché quanto lo incuriosiva non gli fosse immediatamente rivelato. Moretti non abitava più a Rovezzano. Aveva messo laboratorio in città e vi si era trasferito. Coi quattrini della moglie, è naturale, ha sposato, come non te l'ha scritto, la figlia di un impiegato del catasto. Gli ha portato in dote 5.000 lire e lui si è aperto un laboratorio. Fa le cornici, oltre che stuccare. Hanno già un bambino. Così vennero all'argomento che premeva loro e anche lui. Erano andati all'osteria e brindavano al suo ritorno. Offriva uno di quei lavandai presso il quale Metello aveva prestato dei servizi anni prima, Fantoni, un uomo grosso e gonfio che ogni parola che diceva sembrava la gustasse, come si succhiava i baffi intinti di vino. Ma anche Viola, ti ricordi Viola? Anche lei ha avuto un bambino, si è sposata, roba di un paio d'anni fa. Ce ne volle a persuaderla, era gravida, poi partorì e ancora non si decideva a sposare. Le sarebbe piaciuto continuare a correre la cavallina. Ce l'hanno quasi costretta e proprio i suoceri del suo primo marito, minacciando di diseredarla.
E perché questo che ha sposato sarebbe stato capace di commettere una pazzia? Chi ha sposato? Chiese Metello distrattamente, più che poté, sorseggiando il vino. Ti preme, eh? Disse il lavandaio. Così capì che tutti, come gli aveva scritto Moretti, gli attribuivano il figlio di Viola. Per curiosità, egli disse: E chi vuoi l'abbia sposata? Il babbo del bambino, Benechi, Alfredino. Lo devi avere conosciuto. Ha lavorato anche lui da me, faceva il facchino, il bracciante, secondo come gli capitava. Sposandosi si è sistemato, ha risolto il problema. Stanno sempre in casa dei vecchi suoceri. Ha 18 anni meno di lei. Vuol dire che quando lei mi intendi, lui si arrangerà, come dice il proverbio. Quel che è fatto è reso. Intendiamoci, si fa per dire. Viola, quanto si sa, è diventata una moglie modello, come durante il primo matrimonio. Questo sarà difficile, si lasci ingannare. Lei non ha più quegli anni e lui ha una salute. Insomma, si è quietata. Travede per il bambino. Sembra la prima donna che abbia avuto un figliolo. Poi gli dissero: Lui ha trovato la vigna, in fantasia e in concreto. È un bravo ragazzo, viene sempre qui a bere. E appena di libera uscita, vola a casa e si dà da fare negli orti. Ma la notte deve dormire in caserma. Già, non ti sei detto? È soldato. Gli ha lasciato la stecca, anche se non vi conoscete. Lei ha unto qualche ruota e l'hanno fatto rimanere a Firenze. Lo salutarono che l'oste metteva le bande. Egli aveva parlato di Napoli, dei bassi, della vita militare. Fantoni gli aveva chiesto: Tu che intenzioni hai? Uno e poi un altro, si era schiarita la voce. Cerco un'impresa che mi dia del lavoro, qualche ora per arrotondare la giornata. Da me la potrai sempre fare. Non ho ancora deciso se torna a stare di casa a Rovezzano, e gli aveva concluso. Era notte e anche l'ultima diligenza era partita, ma per quanto l'aria fosse fredda e tirasse la tramontana, un vento che sembrava annunciare la neve non gli faceva fatica a incamminarsi a piedi verso la città. Gli rimanevano 2 lire, e pensava di non doversene disfare per un letto e domani non saper come mangiare. Avrebbe dormito quella notte dentro la stazione. Riposò invece nella camera di Viola, accanto a lei, col caldano ai piedi del letto e i fiori sul cassettone, ma senza commettere peccato. Uscendone anzi la mattina dopo, con una fiducia nella vita, se possibile, ancora maggiore.